Ciao ragazzi, oggi siamo in un nuovo episodio di test su Melon Playground. Bene, non mi è morto subito il tipo. Yeah. Vediamo già l'heartbeat, vediamo quanto sta il cuore. Noi glielo vediamo con coso frizzato. Eccolo là, il suo cuore. Ora stacchiamogli la testa. Ah no, non si è staccato, benissimo. Ora facciamo un monitor del cuore decente, possibilmente. Non rispetto all'altra volta che è successo di tutto. Non come l'altra volta. Questa volta è diverso. E ora rimasto come si fa? Si fa così praticamente il coso del cuore è proprio perfetto. E se volete proprio chiudere il paziente, che non lo volete proprio far muovere, deve morire là, deve schiattare, invece congelargli le gambe. Ma cosa? Scusate, potete togliergli la free? Perché quel parte non si muove? Chi ha detto di frizzarsi? Ok, ora avete letteralmente il paziente bloccato, quindi avete la parte della panza proprio aperta. Quindi bene, ora cosa potremmo fare per torturarlo? La cosa, io spono un bellissimo dottore. Ok, come dire, ho bendato il dottore e gli ho detto di fare un'operazione. Non sono sicuro, anzi non sono sicuro se il dottore riuscì a fare l'operazione. Ecco, prendo già il coltellino. Vorrei dire, ma il dottore mi sa che l'ha messo in un... Signore, potrebbe levarmi il coltello? Il coltello da lì potrebbe levarlo. Prima cosa, ha preso la sbarra, mi scusi. Si muove, sta morendo un tipo? Ma va, devo fare sempre tutto io. Ecco, il dottore, ecco, ma è morto il tipo. Fortuna ci sono io, sennò qua già sarebbe morto e lo farei arrestare. Ora tempo di passare al prossimo dottore, però prima bruciamo questo. Vai, devi schiattare male. Ecco, gli rompiamo tutte le ossa. No, mi brucia il paziente. Non mi scusi. Ma oh mio Dio, fatemi fixare un secondo sto problema. Ok, è aggiustato un po' la situazione, che qua era andato un secondo tutto vabbè, aspetta. Come dicevo, passiamo a qualcos'altro, quindi usiamo la tattica. Ma cosa? Usiamo una tattica, creiamo qualcosa per triturare la gente. Qua verranno tirati falliti e lui è un fallito, perfetto, va. Sono un genio. Ecco, ora tiriamo il dottore e il dottore... No, deve andare là dentro il dottore. Il dottore deve andare... Ecco. Ecco, così funziona praticamente. Ecco, ora dovremmo, mi sa, chiamare un altro dottore, perché il dottore è morto. La ragione è sconosciuta, non si sa. Dobbiamo chiamare un altro dottore. Ok, forse ho fatto qualcosa di meglio per i dottori falliti. Ho fatto sta struttura con la porta, bellissima. Ora spawniamo un secondo il dottore, che non è ancora spawnato. E dato che voglio fare danni pure stavolta, ho bendato pure quest'altro dottore. Non so se l'operazione andrà bene. Probabilmente no. Ma almeno ora c'è una struttura adatta a questo problema. Però dovrei un secondo alzare le mura, perché sennò se ne accorgono. Invece di aggiustare tutto, ho direttamente fatto tutta la sala operatoria. Beh, certo, c'è circa l'ho fatta. È solo una stanza. Questa dovrebbe essere la porta. Cioè non ci sta nessuno là dentro.
Ah, signore, ora non vedrà più niente perché lei non deve vedere. Cosa sto per fare? Perché già il dottore è bendato, lei non deve vedere perché non... Qualcuno mi copre la faccia del tipo? Ecco, ora è addormentato però. Bravo dottore, vado a fare le sue analisi, va. Vado a fare. Ho originato il paziente perché c'è stato un piccolo problema. Mentre io stavo facendo la mia roba, volevo prendergli, gli ho staccato la testa. Ma quelli sono dettagli. Dottore, meglio che lei non guardi, va. Aspetta, no, dottore, ma non intendevo fare così, analisi. Mi scusi. Ma poi ci spingerei il dottore qua dentro. Ma, oh mio Dio. Ma, cavolo, non ho pensato che dovevo bloccarlo ai pazienti. E mo mi tirerei il paziente là dentro con il problema. Si mantenga, paziente, si mantenga. Marò. Ecco che si sta iniziando a spezzettare. Mi è caduto di sotto ed è ancora vivo. Dottore, farà la sua fine, pure se lui non è morto. Morto. Cada nel buchetto. Gli strappo le... No, è caduto vivo. Ho un'idea però per non farlo arrivare vivo di nuovo. Ok. Ora non arriverà vivo, compreso il paziente. Ma... Ehi, ma mi hanno bloccato tutto. La testa si sta... Grazie. Ok, chi me li toglie i corpi da lì? Perfetto. Ok, al dottore che ho preso non l'ho dovuto manco bendare, perché lui già è stupido di suo e non sa fare manco le operazioni, quindi... Non so cosa potrebbe fare pure questo. Ma allora mi hai tirato il paziente fuori dalla finestra. Cioè, ma sei stupido, dico io. Ecco, guarda, c'è anche questo a salutarti, il pezzo del paziente che mi hai tirato dalla finestra. E ora cadi nel buco. Ma mi è andato sul tetto. Ma no, non doveva, non deve andare. No, non deve anche andare di sotto già senza. Ok, questo dovrebbe andare. Il dottore è morto, aspetta, voglio triturare la sua. Piano. Ecco. Vabbè, ti finiamo anche il paziente, tanto la sua braccio, che era l'unico che è rimasto. Oppure quello, l'ultima cosa che ha visto il dottore, ma vabbè. Ok. Riparato con una finestra. Almeno quello l'ho riparato, cavolo. Almeno ho riparato il muro rotto da quando si è detto. Ok, mi hanno detto che questo è il padre di quello che ho appena buttato di là. Non c'è un paziente praticamente. Ma mi sa che da qualche parte c'è qualcuno e poi mi sta bussando la porta. Che cavolo però! Cioè, ma dai, ma cavolo! No, sempre l'FBI è che... Ma dai. Cosa vogliono fare? Le porte! Oh mio Dio. Devo fare qualcosa. E anche in fretta. Il tipo ha seri problemi. Gente che si mette i cappellini più sotto, madonna, quelli sono i cappellini più sotto, parano. Guarda quanto sotto si sono messi i caschetti.
Però il problema è io come li dovrei uccidere se hanno i caschetti. Uso. Oh no! Continui! Ok. Forse ha funzionato! Voglio dire, è morto, ma vabbè. C'è una scatola, benissimo. Sta arrivando gli altri. Sono sulla mia scatola, ma io ho un'idea. Yeah. Benissimo. Oddio, dove l'ha messo? Dio santo! Nel suo piede. Ah no, nella scatola, perfetto. Bravo, siediti! No, sto coltellando il dottore! Ho rotto i piedi al dottore! Vabbè, ne valsa la pena anche perché ho distrutto l'FBI. Beh, rip. Il dottore praticamente, cioè è morto, ma vabbè. A lui pure se ha fatto un buon lavoro deve andare là dentro. Prima cosa lo appoggiamo qui. No, no. Ho un'idea migliore. Oddio, piano. Ecco cosa farò. Tarem. Ecco. Oh, ma va bene, FBI è andato a quel paese. Intanto prendiamo il corpo del tipo morto e lo iniziamo a buttare nel secchio per eliminare le prove. Quello senza te. Tocco come fa. Un altro. Test. Maron, dovrei forse pulirlo. Perché mi si sta. Sta laggando forse. Ora buttiamo una scatola per far. Fare il lavoro. Vabbè, buttiamo un C4 e esplodiamo tutto quello stesso. Ecco, penso che ora faremo la frittata. Yeah, buttiamo qualcos'altro. Non penso. Vabbè, io dico di esplodere altro. Ok, dov'è l'altro che ho messo? Eccolo là. Ok, ora penso siano morti. Pure la cesta è morta, ma. Vabbè. Penso che ora nessuno voglia fare più o la polizia o il dottore. O penso si cureranno a caso o andranno dal pediatra. Dopo quello che è appena successo. Yeah! Benissimo. Questa è proprio la perfezione. Ora fammi prendere prima le armi. Ma stavo guardando tutto il tempo, sto qua. E muore! Che palle! E ce ne sono sempre di più. Ora buttiamo il corpo, se si cuoce, si struggia automaticamente. Yeah! Ecco, ora mo. La testa ce l'abbiamo come trofeo. Guarda, proprio bellissimo. Sono proprio il 100%. Ora ce lo facciamo con l'acido. Ce lo facciamo con l'acidino. Basta, Maronna. E brucia pure. Dammi una pistola d'acqua. E pure questo ovviamente brucia. Ecco. Trofeo dello spione che mi stava spiando. Bellissimo, è perfetto. Gli do un'ultima sparata prima lo faccio cadere. Cado. È andato nell'ufficio. No, vabbè, ma bellissimo. Epico. Tanto qua tutti i suoi rimasti. Ma vabbè. Vabbè, intanto ciao ragazzi, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao. Rip Meloni.